E chi è la feta turchinola? Buongiorno, signore. Onoratissimo. Sono Teo d'Olivo Magliulo. Mamma benedetta, che convenzione. Abbiamo qua un po' di tutto. Roba da maschile, roba femminile, tutta roba, diciamo, tonda, bella. Senta, siccome sono convinto che diventerà una buona cliente, buona veramente, perché non mi dai il suo nome così lo annoto su carnettoli? Come si chiama? Elena Mancuso. Mancuso. Un bel cognome settentrionale, veramente. Poi Elena, sa, signora, Elena. Come si fa a non pensare a Elena di Troia? Già. Come si fa? Come si fa? Non lo so. A proposito, signor Teo, cosa ne dici di questo vestito? Mi fai grosso qui, perché è bianco? No, ma che dici, che è grosso? Qui c'è un scende così bene che per la fine del mondo c'è una tasca davanti, una tasca di dietro. Possiamo mettere un tasca appena tra colci, possiamo mettere. Beh, io ce lo farei un vestito a modo mio che vada tutto qua sotto, no? Verso una posizione di ascendè, sotto il seno. Mamma benedetta, che tettole. Io ci farei un doppio petto, anzi un triplo petto. Tu, sta a sentire. Niente, che c'è? Che vuole? Le sto facendo? Chi è lei? Il marito. Della signora? Mancuso? Siciliano. Io stavo prendendo le misure alla sua signora, no? Che poi, diciamolo onestamente, preferisco prendere le misure agli uomini, mi viene meglio. Perché lei, diciamolo, c'ha un fisico che... Continua da dove hai lasciato. Veramente ero rimasto sotto. Signor Teo, due... Sì? Sono arrivati i costumini nuovi. Ah, la signora Piuma, pardon. Come va la vitola? Sì. Suo marito sta bene? Venga qui, che ci faccio vedere un modellino che è arrivato da Nuova York di via Canosa. Guardi, è la fine del mondo, guardi. Poi il maroncino...